La cantante Nina Zilli e il suo impegno nella lotta contro la violenza sulle donne, momento clou della serata evento, sabato al Teatro Circus di Pescara, 365 giorni no alla violenza sulle donne, voluto dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Pescara nella giornata del 25 novembre, come iniziativa simbolo in un ricco cartellone di appuntamenti, più di 30 fino al prossimo febbraio, per sensibilizzare l'opinione pubblica su una vera e propria piaga nel nostro paese. Prima di esibirsi davanti a una folta platea, nonostante le condizioni climatiche infauste, Nina Zilli ha scambiato due chiacchiere con la conduttrice della serata, Paola De Simone, parlando delle sue canzoni, molte delle quali dedicate alla violenza di genere. So che ci sono delle grandissime donne, delle grandissime femmine che lottano tutti i giorni, e non solamente il 25 novembre, ovviamente oggi è un giorno molto importante a livello internazionale, e sarebbe molto bello, così come anche oggi ricordavano il presidente Mattarella, che come al solito fa dei discorsi della Madonna. Abbiamo bisogno anche di grandissimi uomini, io questo lo dico sempre, no? Prima dell'intervento di Nina Zilli, tanti altri momenti di grande suggestione, tra i quali lo struggente monologo della influencer Auri Dibi, Aurora Di Benedetto, un sondaggio su cosa farebbero le donne se gli uomini scomparissero per 24 ore, il tango sui trampoli e la magia dei disegni con la sabbia di Erika Belardo. La dimostrazione perché le persone oggi, nonostante le avverse condizioni climatiche, c'erano perché hanno voluto con noi urlare questo grido, non la violenza sulle donne. Ormai a Pescara il 25 novembre è diventato quasi un punto fisso questa serata, e anche questa sera la dimostrazione, ma soprattutto anche la partecipazione delle persone, ci porta anche, ci sprona ad andare avanti a fare anche altri eventi come questo. Dicevi bene te, è uno dei 34 eventi, perché adesso non finisce questa sera, ma noi continuiamo nelle prossime giornate a fare gli eventi, sin da lunedì riniziamo, perché è importante questo percorso educativo, come l'abbiamo chiamato noi, un percorso che ci vede insieme alle scuole, insieme alle associazioni, urlare sempre non la violenza sulle donne.